preoccupazione in quella che è non soltanto il lavoro ma anche la vita privata dei magistrati reggini? Direi di sì, i magistrati reggini da tempo sono sottoposti a queste continue minacce di varia provenienza, insomma. Questa volta siamo riusciti ad individuare il telefonista che continuamente... Scusate, non si può telefono, sono occupato. Che continuamente indirizzava su utenze pubbliche della Guardia di Finanza e dei Carabinieri continue minacce di morte nei confronti del dottor Lombardo in particolare, e in questa sequenza di episodi di intimidazione anche minacce al procuratore aggiunto dottor Gratteri, persino intorno ai primi dell'anno. Grazie all'attività della Guardia di Finanza e ad alcune similitudini, se vogliamo, di queste telefonate con altri episodi precedenti indagati dalla Procura di Catanzaro, siamo riusciti a ipotizzare chi potesse essere l'autore di queste telefonate continue, e quindi attraverso una serie di attività investigativa con videocamere di sorveglianza nelle cabine telefoniche da dove partivano le telefonate, siamo riusciti ad individuare senza ombra di dubbio l'autore di queste minacce telefoniche, per fortuna, insomma. Io spero che i magistrati diciamo siano un po' soddisfatti di questa individuazione, e l'abbiamo voluta rendere pubblica per far capire al Triolo, che è il telefonista indagato e perquisito insieme ad altri, che se lui conosce i movimenti del dottor Lombardo o del dottor Gratteri, noi conosciamo i suoi, e da un paio di mesi lo seguiamo nelle sue camminate, nei suoi percorsi, dentro e fuori le cabine telefoniche.